Buon primo maggio a tutti. In questa giornata di festa il mio primo pensiero va alle tante persone, uomini e donne, che in questi anni hanno perso il lavoro, che si trovano in cassa integrazione, in mobilità e che lottano davanti ai cancelli delle loro fabbriche per dare un futuro al proprio lavoro. Sono tante storie individuali e collettive, fatte di rabbia, di dignità, di tenace rivendicazione di un ruolo, di voglia di non arrendersi, di non piegarsi dentro una crisi che oramai è arrivata al suo quarto anno. A queste persone, alle loro famiglie, voglio dire di non rassegnarsi, di non sentirsi sole, di stare vicine e di rafforzare il sindacato confederale, le sue categorie, le sue strutture sul territorio, che tutti i giorni sono impegnate per rivendicare crescita, sviluppo e nuova occupazione. I più colpiti sono i giovani, le donne, i migranti, i pensionati, senza dimenticare che anche sul nostro territorio, per un cinquantenne che perde il proprio lavoro, c'è la quasi certezza di non riuscire a trovarne uno nuovo. Rispetto alle cause e agli effetti della crisi, enormi sono stati i guasti e le responsabilità del precedente governo Berlusconi. Grave la perdita di credibilità del nostro paese a livello internazionale ed è bene che gli italiani non se lo dimentichino. Detto ciò, in questo primo maggio noi chiediamo dalle tante piazze d'Italia al nuovo governo Monti scelte politiche che riducano le disuguaglianze e che favoriscono la ripresa economica e con essa quella occupazionale. Se si devono fare dei sacrifici, è bene che questi sacrifici vengano fatti con giustizia e all'insegna dell'equità. Caro professore Monti, lo vogliamo dire in modo chiaro, nei momenti di crisi nel nostro paese non possono pagare sempre i soliti noti, non possiamo pagare sempre e solo noi. Per questo consideriamo sbagliata e profondamente iniqua l'ennesima riforma delle pensioni, che per le sue caratteristiche colpisce pesantemente i lavoratori ed è servita solo per fare cassa. È una riforma che va cambiata e che cambieremo con questo governo o con il prossimo. Così come chiediamo che nell'incontro previsto per il 9 maggio col ministro Fornero si trovi finalmente una risposta politica a tutte, e sottolineo tutte, le persone che hanno fatto degli accordi per uscire dalle aziende, che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali e che oggi non hanno più un posto di lavoro. Perché per noi, che siamo persone serie, gli impegni sottoscritti vanno rispettati e questo deve valere ancora di più se riguardano leggi che lo Stato decide di cambiare. Così come consideriamo un fatto grave che non si sia voluto fare un accordo con le organizzazioni sindacali sui temi del mercato del lavoro, perché questa è la verità, si poteva fare questo accordo e non lo si è voluto fare. Qui si è voluto mettere in discussione il ruolo e la rappresentanza del sindacato confederale ed è questo un errore grave, ingiustificato, dentro una crisi che vede il sindacato impegnato per dare risposte concrete ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, ai loro bisogni e alle loro necessità, spesso, troppo spesso, nella disattenzione della politica e delle istituzioni. Noi pensiamo che per far uscire il nostro paese dalla crisi vada rimessa al centro il valore sociale del lavoro, della buona occupazione, della crescita e dello sviluppo. Per questo non ci convince il disegno di legge sul mercato del lavoro in discussione in Parlamento. È un disegno di legge che affronta solo parzialmente il tema della precarietà nel lavoro. È un disegno di legge che non garantisce una reale universalità negli ammortizzatori sociali. E infine, l'intervento sull'articolo 18. Noi della CGIL non siamo d'accordo sulla manomissione dell'articolo 18. Facilitare licenziamenti individuali, infatti, non assicura maggiori investimenti esteri né tantomeno facilita la maggiore occupabilità nel nostro Paese. Noi pensiamo che ad ogni licenziamento dichiarato illegittimo da un giudice debba corrispondere il diritto da parte del lavoratore di vedersi reintegrato nel proprio posto di lavoro. Punto. Non c'è nulla da aggiungere. Dalla crisi non si esce colpendo i diritti delle persone che lavorano, perché il lavoro non è una merce e il lavoratore non è una macchina. Per questo diciamo al governo che il disegno di legge sul lavoro va cambiato, perché il nostro paese ha bisogno di altro. Ha bisogno di politiche industriali, perché senza l'industria l'economia nel suo complesso non riparte. Chiediamo una riforma fiscale che sia a favore dei lavoratori e dei pensionati,
e contro gli evasori fiscali e coloro che si arricchiscono con le rendite finanziarie e con i patrimoni. Chiediamo un piano straordinario per l'occupazione che sappia guardare i giovani, perché nel nostro paese ci sono 2.200.000 giovani che non lavorano e che non studiano. Sono giovani che non hanno un presente e che rischiano di non avere un futuro. E infine le istituzioni locali. Serve da parte loro una maggiore presenza sul tema della crisi. Della Regione Lombardia dico solo che per decenza non è più rinviabile la decisione di restituire la parola ai cittadini elettori, perché si possa finalmente aprire una fase nuova nel governo di questa Regione. Per questo manifesteremo, anche per questo, l'11 maggio sotto la sede della Regione. E per il Comune di Milano, da questa piazza rivendichiamo che venga rifinanziato il fondo anticrisi, così come chiediamo che si cambino i criteri di accesso ai fondi della Fondazione Welfare Ambrosiana per rispondere meglio e di più ai crescenti bisogni delle persone. Non possiamo più aspettare, ci servono da subito segnali concreti che sappiano affrontare la crisi dando risposta alle persone sui temi del lavoro e del reddito. E in questo primo maggio, dove saluto i lavoratori del commercio che per il secondo anno di seguito si vedono costretti da una legge sbagliata a scioperare oggi in una giornata di festa per poter rivendicare il loro diritto a una giornata di non lavoro. Voglio da questa piazza dire ai colleghi milanesi di Cisle e UIL che per affrontare la crisi, per dare una speranza alle persone che rappresentiamo, serve da subito ritrovare le ragioni di un'unità sindacale che sia capace di far cambiare le politiche economiche e sociali di questo governo. Spesso dire questo non è sufficiente, serve avere insieme la forza di rivendicarlo attraverso la mobilitazione e, se serve, e penso che servirà presto, il ricorso allo strumento dello sciopero generale unitario, perché non prevalga la rassegnazione, perché possa invece prevalere la speranza di un futuro migliore. Viva il primo maggio, viva il lavoro, viva le lavoratrici e i lavoratori.